Salve gente, sono Larus, eccomi qui su Europa Universalis 4 con i nostri inglesi. Nell'ultima puntata non ho fatto nulla di che, ho solo stabilizzato un po' il mio regno. Ho aiutato una mano a... come si chiama? Il Ducato di Aquitania nella sua lotta contro l'Aquitania nella seconda guerra. Perché ne abbiamo fatto già una prima che è durata un po' di più, questa qua è stata veramente veloce. E abbiamo stravinto. Vorrei prendermi un attimo di pausa e guardare un po' il mondo come sta andando, perché non ho controllato più niente del mondo. Guardiamo un po'. La Boemia picchiata. Capita sempre. Dalla Moravia. Ah, la Moravia che fa del male a qualcuno. Beh, ha totalmente perso contro la riconquista della Moravia da parte del... contro la Bavaria da parte... aspetta. Ah, l'Austria stava conquistando la Moravia, quindi si sono difesi. E la Boemia stava dalla parte dell'Austria e se le prese. Poi dopo... ah, qua l'Austria. Qua c'è l'Österreich e qua l'Austria. Ma a caso. Comunque. Sì, è totalmente a caso, però comunque... guardiamo del resto, Brandeburgo che ha le idee prussiane. Non è in guerra contro nessuno. Qua c'è la Bavaria anche. La Bavaria è un po' in giro. Brunswick che ha le idee tedesche. Non sta facendo nulla. La Prussia da chi se le sta prendendo? Sembra la solita guerra. Quella interna per tra Moravia e Austria. Del resto qui ci sono... i croati che hanno problemi con i pretendenti, a quanto pare. I croati hanno idee francesi. I genovesi sono abbastanza potenti, sempre, ricordo. E intanto qui è nata una dinastia afaside. Però i Bejadi... non so come si pronunciano. I Bejaidi sono più potenti che mai. Eccetera, eccetera. I Timuridi hanno ancora tutti quei vassalli. Sì, ne hanno. La Tartaria... la Tartaria è bella grande, solo che è un malus tecnologico che è allucinante. Non è stata in nessuna guerra ultimamente. Assolutamente no. Possiamo sempre andare avanti adesso. Devo costruire un po' di edifici, più che altro. Però i punti amministrativi non li voglio spendere subito. Però più che altro quelli militari li spendo un po' per fare queste armerie. Devo migliorarmi tutto il manpower... poi dopo posso partire per altre conquiste. Volevo conquistare il Galles, poi la Scozia. L'Austria ha dichiarato guerra all'Österreich. Tutti che si dichiarano guerra. Tanto la Savoia occupata dalla Francia. Questo qua è Savoia tedesca. La Contea. Sì. Vabbè, ci sta. Però gli altri Savoia sono alleati con la Francia. Ci sono i brancazzo spaccati, alcuni che questi qua che stanno dalla parte dei francesi, che sono sempre brancazzo, sì, Charles brancazzo. Invece ci sono tipo quelli di Vienne che stanno dalla mia parte. Quelli di Burgos li hanno inglobati perché hanno dichiarato guerra a me. E comunque, molti di voi mi hanno chiesto, anzi, due o tre, non mi ricordo, di passare i salvataggi. Ci sto lavorando, è solo che non ho mai fatto una cosa del genere e sto cercando più o meno nei file di gioco come si fa. Più che altro vedo di darmi una mano, vedo di spostare qualcosa. Magari riesco a mettere la mod sul workshop, così possono prenderla tutti, anche le persone che non mi seguono sul mio canale. Vediamo un po', è uno scenario abbastanza interessante. Ok, c'è un istruttore drill, credo che sia per... il comando Maurizio d'Orange ha portato nuove tattiche che rendono le nuove armi da fuoco molto molto più efficaci. Questa nuova tecnica non è un segreto, molti eserciti d'Europa hanno utilizzato questa tattica agli loro scopi, ai loro obiettivi. Per rendere migliori i loro eserciti. Quindi prendiamolo. Abbiamo speso un po' di soldi, ma almeno abbiamo aumentato la tradizione militare. Che serve.
serve tanto la tradizione militare. Abbiamo solo la difesa un po' diminuita, però non è un problema. Ah no, si è dissolta l'unione con Vienne. Ah boh, tanto è mio vassallo, non ci dovrebbero essere problemi. Ah no. Io direi che posso dichiararti guerra allora. Sì. Sì. Partiamo con un po' di truppe. Anche se non dovrebbe essere un problema grandissimo. Vediamo un po'. Qui, dov'è la mia flotta? Già è qui. Prendiamo un po' di uomini, non tanti. Quelli che servono nel trasporto, appunto. Poi dopo sbarchiamo, forse ad Avignone. Potrei anche prendermi Avignone, che è un bel punto. Sì, potrei prendermelo. Tanto chiediamo l'accesso militare che mi serve. Sì, per poco, però comunque al momento mi serve. Mettiamo come leader questo mio generale che è già un veterano. E poi dopo direi di sbarcare. Oh, scusate un attimo, c'è stato un problema. Torniamo subito. Ok, sto spostando le mie unità qui ad Avignone. Oltretutto stavo pensando che posso anche prenderla, Avignone. E sono alleati con l'Aquitania, regno e ducato. Prima o poi comunque posso già fare una... Non lo so. Direi, posso anche fabbricare una rivendicazione. Non mi ricordo solo più dove si fabbricano rivendicazioni. Ah no, non abbiamo un tizio diplomatico al momento. Dobbiamo aspettare un po'. Sbarchiamo ad Avignone. E poi dopo, dalla Provenza, andiamo su a nord e prendiamoci Dauphine. Questa guerra qua dovrebbe aumentare tantissimo il nostro prestigio, quindi partiamo alla pugna. Guarda come scappano. Ok, intanto c'è la Bretagna che mi sta dando una mano. Ok, prendiamo subito Dauphine. Qua ci sono dei paesani dell'Aquitania. Del regno d'Aquitania. Ah, un nuovo cardinale nel college dei cardinali. Molto bene, abbiamo al momento lo stato della chiesa alla curia. Sì, c'è una crociata intanto contro chi? Contro i Bejalidi. Ah, buono. E oltretutto... Oh, stiamo andando bene. Direi di tenere un po' da parte un po' di punti, che così poi dopo possiamo spenderli. Adesso abbiamo un cardinale nel college dei cardinali, è una buona cosa. Possiamo aumentare la nostra influenza papale, ovviamente. Oltretutto, se abbiamo abbastanza cardinali, possiamo avere la curia papale, fare tante belle cose. Lo stato della chiesa sta diventando bello potente in Italia. Sì, sì. E c'è Pisa qui da sola. Potrebbe essere un bel problema, per gli stati italiani. Lo stato della chiesa. Altri Lancaster. Basta. Ok, abbiamo conquistato, direi. Possiamo fare anche l'annessione, se vogliamo. Però non credo al momento. Forse meglio fare l'unione. E anche trasferiamo un po' di potere e facciamoci dare un po' di soldi. Giusto per prendere. E dopo tutti i nostri guadagni. Ah, i gallesi. Mi sono ribellati. Vediamo, prendiamo il re, che è un po'... Ah, l'Aquitania, tutti stanno facendo... Perché sono entrati in coalizione contro di me? Ho fatto una cosa giusta. Boh, entriamo pure in una coalizione, io li posso far tanto male. Tanto l'Aquitania mi è alleata sempre, sì. Aumentiamo le relazioni perché dobbiamo essere culo e camicia. Altri gallesi. Qua è un problema, vediamo la battaglia come sta andando. Sì, vinciamo qui. Sì che ce la facciamo. Vai. Ok, abbiamo vinto contro i gallesi.
Però mi hanno. Questo è un bel problema. Avignone ha tolto il diritto di passaggio. Eh sì, certo che sei stronza, Avignone. Mi hai tolto il diritto di passaggio e mi hai lasciato questi 7 uomini bloccati lì a morire sotto la fame. Ah, Gerusalemme ha dichiarato guerra alla Scozia. Vabbè. Adesso sono un po' circondato, ho paura. Ricordiamo chi è entrato in coalizione contro di me. Avignone, Francia, Pisa e Regno d'Aquitania. La Francia è un bel problema. Però se c'è l'Aquitania poi dopo dalla mia parte nella guerra non dovrebbe essere piuttosto che. Ricordo che c'ho la Bretagna anche dalla mia parte. Dovrei trovarmi più alleati. I tizi delle Fiandre hanno tanti omini. Potrebbero essere qualcosa. Pure la Bavaria, no, mi odia. Brunswick? Non lo so. Vediamo. Tanto anche la Lombardia potrebbe essere un buon alleato in Italia. Tanto Treviso e Verona stanno diventando due potenze emergenti. Sono una in guerra contro l'altra, attualmente. E la crociata intanto che si sta combattendo? Contro questi tizi? Vogliono conquistare la Sardegna. Dobbiamo fare attenzione. Non mi ricordo come si chiamano. I Bejaidi possono essere un problema grave in futuro. Quindi vanno tenuti sott'occhio. Specialmente per tutte queste. Per il sud, perché poi dopo, se diventano abbastanza potenti, magari possono anche convertire il loro gruppo tecnologico. E non li ferma nessuno. Quindi magari possiamo poi dopo fare una crociata contro. Tanto qua il sultanato Rum, come sta andando? Il sultanato Seljukide Rum, non so come chiamarlo. Se la stanno cavando, non stanno facendo nulla di che. Niente di che. Intanto Cipro qui ha unificato tutto. Sì, diamogli un po' di ducati, preferisco tenermi tutto il potere possibile. E intanto dovrei recuperare la stabilità negativa, che così almeno è qualcosa. Così è aumentato il prestigio. Possiamo fare invece. Sì, le riserve hanno bisogno di essere a posto. Nazionalisti del Lancaster. Però queste unità qui adesso è un bel problema a spostarle. Non riesco. Oh, cosa devo fare? Tanto. Qui che cosa devo fare? Manpower lever at least 20%. Ok, vediamo un po' se riusciamo a farcela. Non dovremmo entrare in guerra con nessuno, perché sennò si annulla la missione. Posso passare l'atto dei liquori. Aumenta le tasse. Aumenta il costo della stabilità. Al momento no, la stabilità ci tengo abbastanza. Quindi, nada. La stabilità serve. Per una nazione abbastanza ribelle come la mia. Dovrei aumentare la legittimacy, che così oltretutto si aumenta si abbassa le rivolte possibili, quindi è un bel vantaggio per me. Tanto la Norvegia che cosa sta facendo? Niente, sta facendo una guerra contro la Scozia. Assieme a Gerusalemme. Ah, abbiamo preso il Casus Belli contro Gwynedd. Vabbè, al momento non è un grande problema. Dovrei vedere di colonizzare subito, il prima possibile. Che così riesco a ottenere delle basi in America. Qualcuno ha contestato la mia decisione del fatto del colonizzare. Io dico che colonizzare serve nelle prime fasi di gioco, che almeno ti accaparri tutte le zone più importanti. Specie riesci a conquistare gli Azzechi, che hanno una bella porzione di territorio, abbastanza in fretta. Se tipo li lascia gli spagnoli o qualsiasi altra nazione,
non perde, diciamo, la corsa, le armi. Beh, capisco che qua di nazioni che possono colonizzare, a dire il vero, ci potrebbe essere forse il Ducato di Aquitania e l'Irlanda, ma alla fine poi solo io. Però comunque voglio colonizzare subito, non voglio perdermi in chiacchiere. Tanto dovrei mettere degli advisor. Ah, c'è il mio erede che ha una rivendicazione debole. Intanto direi di mettere monarchia despotica, che diminuiamo il rischio di rivolte, che un po' mi serve. Tanto possiamo anche fare qualche idea. Cioè qualche advisor navale, tipo per il morale delle flotte. Ed è una buona cosa, soprattutto perché voglio aumentare i miei punteggi diplomatici. Tanto ho troppi accordi commerciali. Ho troppi accordi diplomatici, scusate. Tanto viene, dovrei renderlo un po' più felice. Sì, intanto facciamo un'alleanza con la Norvegia che mi può servire. L'avevo fatto in passato, però non mi ricordo che cos'è che l'ha tolta, l'alleanza, non mi ricordo. Però comunque adesso rifacciamola. Sì, spendiamo un po' di punteggio per il mercantilismo, che ci serve. Tanto qui c'ho tutte le truppe lasciate lì. Anche la Castiglia è entrata in una coalizione contro di me, ma perché? Non lo so. Possono essere un problema. Più che altro dovrei aumentarmi la flotta adesso. Sì, dovrei aumentarmela. Costa tantissimo, però dovrei aumentarmi la flotta. Sì, ne posso costruire ancora 3 di navi, giusto 3. Ah, la Castiglia sta facendo... mi sta dando problemi con il commercio. Castiglia Aragona. Qui c'è dell'oro. Ehi. Oro. Tanto, l'archibugio abbiamo ricercato. Bene, aumentiamo le tattiche militari di 0,25. Combat with, non so che cosa voglia dire, però aumentato di 2 ed è una buona cosa. E poi shock della fanteria aumentato di 50. Molto bene. Oh no, di 30, non mi ricordo più. Tanto continuiamo ad andare avanti con la nostra Inghilterra ribelle. Facciamo le nuove navi, che terrò questo porto di Poitiers. Dovrei conquistare poi tutti questi stati nell'Inghilterra, cioè nella Gran Bretagna. Qua Gerusalemme che ha conquistato le England. Regno di Gerusalemme che si mette sopra quello di Scozia. Ah, un po' particolare. Poi è bello che ci sono i Plantageneti come capo della dinastia. E se qualcosa di particolare, direi. Quindi possiamo ricercare altre tecnologie amministrative e possiamo fare il templi o qualcosa del genere. Ok, questi qua aumentano tantissimo le entrate. E quindi in futuro ci serviranno. Solo che non c'ho tanti soldi, quindi dobbiamo aspettare. Tanto io sono bloccato con questo esercito qui. Bello. Ok. Si può fare qualcosa? Oh, qua quanti ribelli della Bavaria. Oh, l'Austria ha inglobato l'Osterreich. La capitale è Linz e non Vienna. Vedi un po'. Tanto c'è l'Ungheria che ha idee inglesi. Ma a caso. Tanto Costantinopoli sta venendo conquistata da Cipro. Cipro sta avendo una buona condotta, come dire. Ce la sta facendo, sta conquistando tutto. E non mi stupirei se Cipro poi dopo diventerà una delle potenze maggiori della zona.
Tanto formalizziamo le scale, le misure, i pesi, aumenta le tasse ovviamente, e oltretutto spendiamo poco potere amministrativo, però è qualcosa che ci possiamo passare sopra, dai. Molto bene. Ho fatto un verso strano prima. Ok, intanto la Polonia che cosa sta facendo? Che ha l'idea danesi, sì. Ma a caso. Ok, espansione commerciale per la politica che abbiamo adottato prima. Molto bene. E ok, qui abbiamo un tizio che sta condizionando tasse commerciali. That bin. Molto bene. Qui stiamo portando via il commercio. Oh, visto. Dovrei anche conquistarmi questa zona delle Fiandre, che qui è un nodo commerciale di non uscita, e quindi se controllo questa zona è anche molto molto un bene. Magari dovrei pensare di conquistare le Fiandre. Però le Fiandre sono difficili da conquistare. Oi, l'Aquitania contro Brabant, certo. Terza guerra contro il regno d'Aquitania. Andiamo. Ah, beh, non abbiamo potuto fare la missione perché ovviamente non si è ricoverato del tutto il nostro potere. Quindi andiamo qui e combattiamo contro le truppe nemiche. Andiamo a Tolosa. Tanto riesco anche a muovere le mie bellissime truppe. Muoviamoci a Glascogne. Vai, no, no, vai Potier. Ok. Continuiamo a combattere. E direi di assediare qualche cosina qui in giro. Così diamo giusto una mano al Ducato di Aquitania. Intanto che ci fanno qui dei... un bel esercito di Brabant. Brabant sta dando non pochi problemi. Dovremmo purgarla. Eh sì, però c'è qualcuno che mi segue. Ok, siamo in 10, ce la possiamo fare. Ah, c'è anche la Castiglia dalla nostra parte, molto bene. Tanto andiamo nel porto. Qui ci sono dei pretendenti castigliani, molto bene. E scappiamo di nuovo. Ah no, 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 con la nave qui. Però scappiamo con l'esercito a Potio, che non voglio rimanere di nuovo bloccato. Il regno di Aquitania se le prende tante dal ducato. Poi dopo magari se riesce a unificarsi. In teoria nominalmente sono tutti e due regni, però sono stati esportati come ducato. Uno come regno e uno come ducato. Rispettivamente quello che se le sta prendendo è il regno, quello che le sta dando è il ducato. Ok, abbiamo vinto l'assedio di La Bird. E ora andiamo a Bin Bern, qualcosa del genere. Ok, si sono arresi, quindi possiamo tornare qui. Molto bene. Tanto voi avete le idee francesi o inglesi? Francesi. L'Aquitania. Saremo alleati per sempre. Ok, qua Brabant si difende aspramente, però comunque siamo in superiorità numerica. Brabant è una piccola nazione, credo che sia questa. No. Oh, il pugno nell'occhio. Tutte queste azioni grigie. Non mi ricordo più. Brabant. Non so dove è Brabant. Eccola qui, Brabant. Una piccola nazione però che sforna tanti uomini e tanti uomini coraggiosi. Oh! Guerra di coalizione! Oddio santissimo! Quanti sono? Troppi. Troppi. Mi date una mano? Sì. Sono affiancato da un po' di persone.
Spero questa battaglia qui la perderò, perché non ho, mi sono dimenticato di mettere il generale. Poi Az. Sì. Qua c'è la flotta francese che mi sta dando problemi. Dobbiamo affrontare immediatamente la flotta francese. Ah, qua abbiamo perso una gran battaglia. Dobbiamo ritirare subito le truppe dal suolo francese. Ok, ora possiamo tutti concentrarci contro il nemico comune, che sarebbe la Francia. Ah, qua me ne stanno dando di santa ragione. E qua mi sa che perdo tutte le truppe. Hanno attaccato proprio al momento giusto. Ah, sono in tantissimi. Ah. La flotta qui mi sa che se le prende. La nostra flotta se le prende qui. Ah, mi sa che qui ce le prendiamo di santa ragione, va. Sì, intanto possiamo reclutare dei conquistadores e tizzicai semproni. Però anzi no, qui ti stiamo vincendo. Wow, grande vittoria. Abbiamo vinto. Yeah, ce l'abbiamo fatta. Però abbiamo perso un po' di navi. Però almeno la battaglia navale l'abbiamo vinta. Ah, vincendo questa battaglia navale, sì, abbiamo perso un po' di navi. Un po' tante, anzi. Però abbiamo distrutto tutta la flotta francese e di Brabant. Questo è un bene. Un bene, sì. Quindi, giusto per capire, cosa volete che io conceda? Volete che io dia la Cambria alla Scozia e dia l'indipendenza ai Lancaster? Gianmarco! No, 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 no. Ah, purtroppo questa battaglia qui non si dovrà combattere nel suolo francese, ma nel suolo... Cioè, si dovrà combattere nel suolo inglese, però... Ah! Si combatterà nel suolo europeo, però io la voglio combattere nell'Inghilterra, quindi si deciderà tutto con la flotta. Se riesco a fare una buona flotta, vincerò. Se faccio una flotta di merda, perderò. Ciccia, tutto lì. Bisogno tante navi, però. Mi sa che unirò le due flotte, mercantile e non... Anzi, la flotta mercantile adesso la utilizzerò per bloccare tutto il commercio, tutti i traffici commerciali. E dalla mia parte c'ho l'Aquitania che se le sta prendendo. C'ho la Norvegia. C'ho la Bretagna, l'Aquitania. Beh, se le stanno prendendo tutte. La Norvegia è solo lì su a nord che... No, qua c'è qualche omino che sta facendo qualcosa. È un bel problema questa guerra. Mi sa che dovrò lasciare i miei possedimenti in Francia. Aspettate un attimo solo, giusto per capire che cosa volete. Se io... Cancelliamo tutto. Non lo so. Che devo fare? Se cancello questi due vassalli a voi non vi basta. Nemmeno.
Oltretutto questa qua è una guerra punitiva, quindi si guadagna punti... Ah, prendendo la capitale, quindi se io tengo la capitale... Posso vincere in teoria, posso vincere per tempo. Quindi se non arrivano a Londra, sto a Londra, non mi sposto... In teoria io vinco per tempo. Quindi dovrei tenere la capitale fino alla fine. È una cosa abbastanza audace da fare, però... Possiamo provarci. Intanto qui dobbiamo dare una mano alla flotta bretagnona. Però deve difendersi la flotta bretagnona. Sì. L'Aquitania si è arresa. Ok, abbiamo distrutto la flotta dei tizi. Dividiamoci in due spazi. Uno bloccherà il porto qui e uno il porto qui. Tutti i porti occupati. Cazzo. Non devo farli passare lo stretto di Dover. Assolutamente no. Se passano il mare posso morire. Però sono su un'isola, quindi sono avvantaggiato. In teoria devo difendere la capitale, quindi possono prendere tutto quello che vogliono. Però più passa il tempo, più vinco in teoria. Perché funziona così, più passa il tempo in queste cose qui, più prendo punti. Tipo già ho 9 di war score solo perché io tengo la capitale. Più passa il tempo si aggiunge. Tipo ogni mese credo che sia di 1. E quindi posso arrivare addirittura a 100 solo tenendo la capitale. Anche se ho perso tutte le battaglie. Diciamo, è una buona cosa. Un'ottima cosa. Intanto ho costruito le due nuove navi, ne devo fare altre. Tante, ne devo fare di navi. Ah, i pretendenti. Vabbè, ce la posso fare. Non sono tanti. Ok, molto bene, voi... Crepate, ok. Qua sono 49 i francesi. I francesi sono forti, forti, forti. Ok. Tanto spostiamo un po' di navi qui e qui. Tanto il mio vassallo in teoria non si può arrendere finché glielo dico io. Quindi possiamo un po' farcela. Diciamo una guerra dei 100 anni questa. Potrebbe diventare. Spero che però le prime due fasi io le perda e la terza fase la vinca. Però... Ah, sarà difficile. Ah, io comunque posso andare avanti così per secoli. Combatteremo 1000 anni. Intanto facciamo i templi, che almeno aumentano un po' il guadagno mensile che ci serve. Sta qua è una guerra bella epica, va. Bella bella epica. Dovremo combattere tanto. E non devo farli produrre navi. Più che altro qui hanno dei pretendenti castigliani, quindi in teoria hanno solo un porto. Bisogna contare che Pisa ha solo un porto. Anche qui lo stato della chiesa potrebbe essere qualcosa di preoccupante. Però abbiamo già battuto la flotta nemica, quindi ce la possiamo fare. Dispiace però che il ducato stia perdendo così. Direi di fare intanto un embargo, se posso. Così non li faccio arrivare nulla. Voglio proprio farli perire, lì. Non devono arrivare... Non deve arrivare nessuna cosa, niente, zero. Tanto qui la Borgogna, sì. C'è la Borgogna nata a caso. Ok, le Fiandre...
Ah, il Fender se le stanno prendendo. Ah, si stanno arrendendo le Fiandre. Ah sì, ha annullato i trattati con la Francia, pagherà 52 ducati. Molto bene. E spostiamoci qui intanto. Tanto, che cazzo ci fa qui lo stato della chiesa? Ma a caso, l'Irlanda me ne fanno delle incursioni a caso in Irlanda. Ok, intanto stiamo qui. Comunque avevate ragione, forse devo fare le idee navali adesso che ci penso. Ok, intanto produciamo navi tante, solo militari però. Così riesco a difendermi. Posso produrre ancora 3? Ah no, qui non posso. Perché aumenta così tanto il tempo di produzione delle navi? Non ne ho idea. Forse più navi costruisco, più aumenta il tempo di produzione. Oh, qui ci sono troppi ribelli. Quindi aumentiamo la stabilità. Ok, visto che pian piano aumenta sempre dalla mia parte il punteggio. Sì, abbiamo bisogno di soldi. Quindi, facciamo anche dei porti. E quindi aumenta sempre un po' di più. Molto bene. Tanto mi hanno preso Ulster, forse dopo riesco a fare una sortita e riprendermela. Comunque, gente, mi dispiace lasciarvi così nel più bello, perché alla fine... Oh, Gerusalemme a caso, che ha unificato la Scozia. Ma proprio a caso. Comunque, mi dispiace lasciarvi sul più bello, però è tempo che ci salutiamo. C'era lì la canzone dell'albero azzurro che faceva... No, la casa blu, non mi ricordo più. Addio, addio, amici, addio. Noi ci dobbiamo lasciare. Ciao, alla prossima. Vediamo se riusciamo a vincere poi dopo. Non credo, però meglio crederci. Dobbiamo vincere per tempo. Alla prossima, gente, dall'aereo è tutto. Ciao.